Innanzitutto volevo ringraziare il Vice Ministro Bellanova per l'incontro e per questo tavolo, diciamo, fattivo creato. Noi giudichiamo positivamente il percorso che è stato delineato e sottoscriviamo proprio l'impegno della Nestlé a seguire proprio il percorso delineato dal Vice Ministro Bellanova. Ribadiamo altresì l'impegno, come abbiamo fatto in questa sede, sul nostro piano industriale con un investimento di 60 milioni di euro, per fare del bacio Perugina lo stesso percorso che abbiamo fatto con San Pellegrino, cioè farlo diventare una delle icone del Made in Italy. Senta, a proposito di questo piano, il rilievo che viene mosso dai sindacati, no? Credo ovviamente sia stato fatto anche al tavolo, è che era previsto un riassorbimento degli esuberi che erano anche meno come numero, e invece c'è stata questa fuga in avanti, così la chiamano i sindacati da parte vostra, dichiarando questi 340 esuberi. Come volete rispondere? Allora, ma io ho sottoscritto gli accordi direttamente. Il piano non prevedeva il riassorbimento degli esuberi, prevedeva la necessità di un riequilibrio occupazionale, tant'è che abbiamo congiuntamente stabilito che sarebbero stati degli incentivi all'esodo e ci sarebbe stato un processo di outplacement, cosa che noi vogliamo mettere in atto perché vogliamo trovare soluzioni per tutte le persone coinvolte. Oggi noi abbiamo un esubero, parte del quale potrebbe essere riassorbito attraverso un lavoro sugli orari, perché noi potremmo rioccupare il 45% dell'esubero, cioè 150 persone, in un tempo leggermente più ridotto, ma questa è questione del tavolo. E poi abbiamo molte anche aziende della zona che hanno delle attività in sviluppo e sono disponibili a prendere in esame le candidature dei nostri lavoratori. Dobbiamo usare quest'anno per trovare soluzioni per tutto e non perdere tempo ad aspettare proroghe di ammortizzatori sociali che noi non richiediamo, che non sappiamo se ci saranno, ma se verranno saranno qualcosa che oggi non è previsto dalle normative, quindi sperare in quello è veramente riporre la speranza in qualcosa di poco concreto oggi. Si chiede la disponibilità dell'azienda a portare altre produzioni a Perugia per incrementare i volumi produttivi. Questo è possibile? Noi stiamo lavorando in uno scenario difficile del settore cioccolato europeo di Nestlé, perché c'è capacità produttiva in eccesso ed è stato comunicato al sindacato a livello europeo, però noi stiamo giocando le nostre carte e ci stiamo proponendo come centro produttivo per l'Europa. Già oggi San Sisto produce il 40% delle produzioni per l'Europa a marchio Nestlé, quindi per le consociate europee di Nestlé.